vi ringrazio di cuore per il vostro aiuto, per il vostro sostegno e per la vostra solidarietà. Abbiamo portato i vostri disegni, le vostre lettere ai bambini di un villaggio manobo e adesso vi ringraziano per il vostro aiuto e il vostro sostegno. Buongiorno, benvenuti a questo appuntamento di Spazio Libero, la nostra copertina è dedicata a Don Fausto, scomparso, padre diciamo prematuramente, per come soprattutto scomparso all'età di 59 anni. E tu hai detto, hai sentito i brividi? Sì, mentre sì. Io invece ho sentito commozione, perché certo. È un grande dono, un prete che muore ucciso, proprio perché difendeva gli ultimi, come Gesù, che è il figlio di Dio, che è sceso proprio per difendere gli ultimi, ti tocca. Io stamattina ho celebrato la messa. E anche il rosario, o no? Sì, rosario sì, pure. Sì, ogni martedì, ogni venerdì, ma proprio ringraziando Dio per questa testimonianza. Questi sono uomini, carissimi amici, e ce ne sono tanti, non c'è solamente padre Fausto, ma ce ne sono tanti che danno la vita per gli ultimi. Piero Gheddo, un grande sacerdote missionario che adesso cura un pochettino più l'aspetto mediatico, racconta che quando l'ho andato a trovare, lo trovai in una capanna costruita con canne di bambù, sapendo della situazione di pericolo nella quale si trovava, perché chi difende gli ultimi vengono sfruttati dai ricchi, no? E quindi poi gli ultimi incominciano a alzare la testa, ti fanno fuori. Allora padre Gheddo dice, gli chiesi se non avesse paura che qualche malintenzionato entrasse mentre dormiva, e lui mi rispose, lascia che entrino, la mia vita l'ho già votata a Gesù, e se qualcuno intende farmi del male, di pure che venga. A quel punto padre Gheddo ricorda di avere aggiunto, ma da fuori possono vedere tutto quello che fai nella capanna. E Tendorio rispose con semplicità, ma io non ho nulla da nascondere, commenta Piero Gheddo. Lo spirito di padre Tendorio era quello di ogni missionario, perciò amici, preghiamo perché siamo nel mese missionario, probabilmente questa uccisione di questo missionario renderà più vero questo mese di ottobre, perché ci rendiamo conto che ci sono nostri fratelli che sono in prima linea e noi che siamo nella retroguardia dobbiamo smettere di lamentarci e di dire cose stupide e dobbiamo vivere all'altezza della nostra vocazione di cristiani e anche poi di preti. Sa di essere sotto la protezione di Gesù Cristo e quindi non ha bisogno di girare armato per difendere la sua vita. Può sembrare una posizione eroica, ma quando un sacerdote vive in un ambiente dove la morte è così frequente, diventa la quotidianità. Quindi è una cosa. E ti dicevo all'inizio, perché oggi è San Luca, tanti quindi auguri. Facciamo un bel po' di Luca nella nostra struttura. Facciamo gli auguri ai nostri amici che si chiamano, che portano il nome di questo grande santo evangelista pure. Oggi la liturgia all'inizio inizia proprio, dice come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annunzia la pace, che reca la buona novella, che proclama la salvezza. Questi sono i missionari, no? Questo nostro padre Fausto lo inquadriamo così. E poi la preghiera di questo giorno di festa per la chiesa di San Luca ci fa chiedere al Signore una cosa molto bella, perché Gesù ha detto che dove ci sono due o tre riuniti nel suo nome, lì c'è Lui, lì si manifesta il Signore. Allora dice, fa che i cristiani formino un cuor solo e un'anima sola, quello che diciamo sempre, perché quando c'è un marito, una moglie, un figlio che si vogliono bene, lì si manifesta Dio. Poi se sono due, tre, quattro, cinque figli è meglio, però dove ci sono due o tre che sono riuniti nel nome di Gesù e nel nome di Gesù, ecco, si perdonano a vicenda, si vogliono bene, lì è la manifestazione di Dio. Quindi oggi celebriamo questa grande festa di San Luca. Dimmi, Patrizia. Allora, vabbè, boh di carne al fuoco, però noi cavalchiamo sempre l'onda dell'attualità, no? Poi c'è un'immagine impressa
di quella Madonnina buttata a terra. Vabbè, che è l'ultimo anello di quello che è accaduto, perché insomma veramente si è rischiato e si è di, che ci sia il morto. Cioè, ieri il titolo insomma di tutti i quotidiani, e anche oggi poi vengono ripercorsi. Noi, e anche lei che usa Facebook, quanto è stato importante, anche sono nati dei gruppi per far riconoscere tutte quelle persone che hanno fatto e hanno distrutto e hanno messo a ferro e fuoco una città. Grazie a Dio sono una minoranza questi teppisti, questi poveri figli, io li chiamo, che chissà che tipo di famiglie hanno avuto e continuano ad avere questi ragazzi, che poi sono giovani. Cioè, c'è tanta sì, però non sempre. Leggevo stamattina, c'era il figlio di un funzionario di Banca Italia. Cioè, non stiamo parlando... Allora, quando si parla di ragazzi e di giovani, perché buona parte sono anche minorenni, magari una volta il problema il bambino che non aveva i genitori, no, avevano problemi economici, qui il problema è che si è capovolto il tutto, sì, in genere adesso... L'ozio, quando diciamo che l'ozio è il padre dei vizi, chi è ricco, chi sta bene economicamente, i cosiddetti figli di papà, che non sono abituati un pochettino al sacrificio, che vivono molto soli, insomma, perché i genitori professionisti lavorano, uno lavora, l'altro lavora, e quindi poi si possono introdurre logiche e mentalità molto strane e molto strambe, perché appunto ci sono parecchi che stanno bene economicamente. Mio padre diceva che il grasso è arrivato alla gola, quando uno il troppo stroppia, specialmente quando si sta bene, ritorna sempre il salmo che dice: l'uomo nella prosperità non capisce niente, è come gli animali che periscono, perdiamo la coscienza, quindi sono poveri figli. Poi con chi se la scaricano? In dialetto si dice con nullo a puzzo, con mamma a puzzo, quando tutti i nostri veleni, le insoddisfazioni che nelle abbiamo, nelle mura, che abbiamo nella vita, con chi le scarichiamo? Con la mamma. Quindi la mamma celeste. Però un colpo al cuore vedere quella Madonnina, sì, spaccata in mille pezzi. Ma è questo, ma perciò la Madonna è la regina della pace, perché Gesù è il principe della pace. Come sono belli i piedi dei messaggeri che annunciano la pace. Gesù è venuto per farci fare la pace con Dio, perché sennò in fondo siamo tutti un po' arrabbiati con le autorità, no? Perché tante autorità non fanno il loro dovere, non sono autorevoli, tante madri, tanti padri, tanti professori dicono e non fanno, sono come i farisei che rimprovera Gesù. Non certo. Possiamo dire, ecco, davanti a una testimonianza come quella di Padre Fausto, ecco, io mi commuovo anche per il dolore mio, perché appunto io... Abbiamo visto quel minuto di immagini, però vogliamo ricordare un attimo la figura di Padre Fausto. Cioè, è un missionario, ecco, un missionario, no, che da però, 30 anni... Allora lei giustamente all'inizio ha detto, ha aiutato gli ultimi. Gli ultimi, questo era proprio il titolo di questo articolo, sì, su di lui, di Padre Gheddo, che è un grande, sì, no? Che dice, lo hanno fatto fuori perché difendeva gli ultimi, per una questione di terra, questa etnia, che non ricordo, dove lui si era inserito da tanti anni, per promuoverli anche umanamente. Certo. E quindi quando si vanno a toccare gli interessi dei ricchi, poi ecco, e lui si interessava di scuole, queste sono adozioni a distanza, no? Quelle che si fanno, che sono bellissime, è un bellissimo modo per aiutare i missionari e sostenere le scuole, perché tutto passa attraverso l'istruzione. Ma stavo dicendo che appunto Gesù è venuto per farci fare la pace con Dio, perché quando diciamo Gesù, diciamo il capovolgimento della mentalità umana. La mentalità nostra è che dobbiamo essere serviti, dobbiamo essere riveriti, chi comanda, sembra. Invece Gesù è Dio che si scende fino ad arrivare agli ultimi, fino ad inginocchiarsi davanti ad ognuno di noi, a lavarci i piedi. Questo dà fastidio a chi è amico del nemico di Dio. Stamattina c'era un'altra polemica, passiamo dal serio al faceto, ci facciamo due risate e poi affrontiamo, vedo che ci sono già inquadrate due cose, ne vogliamo parlare insieme. Stamattina c'era un'altra polemica sui quotidiani, però in questo caso sportivi, perché adesso va di moda un'altra cosa, mi fa sorridere, ce le facciamo. Allora, chi sta, tutti gli allenatori in panchina, cioè, l'ultimo è Conte che sta con l'acqua santa,
Cioè, ci sono dei preti che si stanno un po' arrabbiando. Angelotti sta alla croce con la croce in mano. Cioè, è giusto o non è giusto? Cioè, ci sono molti preti che si sono arrabbiati di questa cosa perché insomma. Se posso dare un consiglio, è quello che si usa. L'acqua santa mi sembra un'esagerazione. Toccare ferro, toccare qualche altra cosa. Non giocare. Vabbè. No, dico, però queste cose qua, cioè, il problema è se uno perde, deve anche saper perdere. Ecco. Ci vuole molta più forza, molto più coraggio a saper perdere. Certo. Quando Gesù dice chi ti percuote sulla guancia, tu porgi l'altra. Anche gli altri. Io vorrei vedere ad Amedeo se uno ci uno schiaffo. Ma non se solo lui, adesso porge, reagiscono ci tutti. Ci porge l'altra guancia. Ci vuole più forza. Più forza, è logico che bisogna giocare per vincere, certo. Assolutamente, però insomma mettercela tutta fino in fondo, però poi bisogna anche accettare. Se che non mi sbaglio è Don Mazzi che si è arrabbiato. Sì, Don ma ha fatto bene, ha fatto bene io. Che cosa abbiamo inquadrato là? Che cosa ha portato? Allora, sono due copertine, le ultime due copertine del mensile del Movimento di Comunione e Liberazione, che è il mio nutrimento quotidiano. Mi piaceva specialmente quella di sinistra, La storia sono io, cioè uno che scopa per terra, scopa paletta, dice la storia sono io, ecco, per dire la rivoluzione cristiana, è questo, vedere qualcuno che fa un gesto semplice, umile, ma con la coscienza di fare la storia, perché abbiamo bisogno di gente che pulisce, io è uno dei lavori che mi piace di più, se potessi farei lo spazzino e ogni tanto mi piacerebbe andare anche con i nostri amici che fanno questo lavoro, come li chiamano operatori ecologici, io mi farei chiamare spazzino, così segno uno spazzino, ma sono un figlio di Dio, la storia la faccio pure io. E poi l'altra copertina, tutti questi ragazzi alla finestra, una ragione aperta, ecco, questo seguendo l'insegnamento di Benedetto XVI che ci sta aprendo, ci sta aiutando e invitando ad aprire la ragione. Ecco, l'altro avvenimento a proposito della ragione è questo anno della fede che ha indetto proprio l'altro ieri, è stato dato l'annuncio che 2012-2013 sarà l'anno della fede, perché ecco, che cos'è la fede? È una ragione che apre all'impossibile, a ciò che Dio può fare. Noi non dobbiamo essere né creduloni, credere al primo arrivato, e né chiudere. Po' dice è impossibile, chi te l'ha detto che è impossibile? Il cristianesimo nasce con l'annuncio di un angelo ad una ragazza di un paesino sperduto della Galilea che dice tu rimarrai incinta per opera dello Spirito Santo. E com'è possibile se non conosco uomo che desto Spirito Santo? Lo Spirito Santo scenderà su di te stenderà la sua ombra. Potenza dell'Altissimo e tu diventerai la madre del figlio di Dio. È impossibile. Ecco, Maria ha detto sì. Noi invece ci chiudiamo. No, non è possibile. Specialmente ci chiudiamo alla notizia che Dio ama te. Ama te. Te, che ne hai combinate. Chissà perché grosso. La scelta è proprio su di lei. Sono fatti... vabbè, quello che è inspiegabile, Bernadette, no? Quando gli hanno detto, ma perché la Madonna ha scelto proprio te per apparire? Sì. E lei ha risposto, perché se c'era un'altra più ignorante, più stupida di me, la Madonna avrebbe scelto, in quel momento ero io, ero io l'ultima. Bella risposta. Cioè, pure io mi domando, perché tra tante ha scelto proprio me? Queste sono domande alle quali non è facile rispondere. Già la canzone di Mogol Battisti dice chissà chi sei, chissà che sarà farà, di che noi, sarà lo scopriremo solo vivendo. Ecco, sì. A proposito di canzoni, io vorrei che ascoltassimo adesso questa canzone alla quale sono molto affezionato, si intitola Tu ci hai fatti per te, perché è una canzone che ci mette davanti il vero problema nostro dell'uomo. Il problema che noi abbiamo, dobbiamo farci la domanda, carissimi amici, ma io di che cosa ho veramente bisogno? Perché c'è tanta gente che i bisogni materiali ce li ha tutti soddisfatti, c'ha tante persone che gli vogliono bene, c'ha un lavoro soddisfacente, eppure non siamo mai contenti. Ecco, io di che cosa ho veramente bisogno? Io vi invito ad ascoltarlo, perché mi rendo conto che noi tante volte delle canzoni ascoltiamo solamente la musica che ci attrae, il ritornello. Se vediamo un'immagine, ma
ci perdiamo magari il senso più profondo e più conveniente per noi, perché quando ci sono alcune cose che vanno a toccare le corde più profonde del nostro cuore, ecco, noi abbiamo questo nemico che è la distrazione, poi specialmente oggi che siamo nell'era del telecomando, come una cosa non ci piace cambiamo subito e non lo so fino a che punto. Allora ascoltiamo, io la riascolto con piacere, perché dice che la vita cambia in un incontro e cambia specialmente quando si capisce di che cosa abbiamo veramente bisogno. Si capisce? Sì, si capisce. Vediamo, si capisce. Qualche cosa da fare, qualche cosa da avere, per cercar di colmare questo vuoto che è dentro, questa voglia profonda, questa fame gigante più grande del mondo. E più cose si fanno, e più cresce l'affanno, e più cose si hanno, ma c'è sempre un malanno. Viene voglia di urlare, voglia di bestemmiare, non si riesce a capire perché tanto soffrire. Poi un giorno qualunque, giorno bello e imprevisto, d'improvviso ti imbatti in qualcuno mai visto, che ti guarda in un modo che ti penetra il cuore, finalmente incominci a scoprire, a capire il mio vero e profondo bisogno è di essere figlio e di esserlo sempre e comunque, anche quando io sbaglio. Il mio vero e profondo bisogno e di essere amato, e di esserlo sempre e comunque, perciò sono nato. Il mio vero e profondo bisogno è di essere eterno. Chi ci ha fatti così, sete d'eternità. E di essere eterno. Chi ci ha fatti così, sete d'eternità. Noi naturalmente mentre vedevamo e sentivamo il video, poi qualche commento, però lo possiamo anche dire, intanto complimenti, questa non l'avevamo mai sentita, perché io me la ricordo perfettamente tutte le canzoni che ha portato, i video naturalmente prodotti, realizzati, fa tutto lui Don Giancarlo. Stavamo dicendo il bimbo che è al centro praticamente quasi di tutte le immagini, come nella ma nostra anche, religione. Ma anche la donna, la il donna, cristianese, sì. La donna e il bimbo, dopo Gesù, dopo Cristo. Noi adesso ci stiamo imbarbarendo, la donna, l'emancipazione della donna, la vera emancipazione della donna, nel vero cristianesimo, no? Il cristianesimo fasullo, quello delle regole. Che bella questa, cioè, immagine. Voglio dire, questa è stupenda, no? Sì. La donna, è la Madonna che dice sì all'angelo. Ecco, quel Papa, come dice Benigni, che dice d'ora in poi le donne devono dire sì, prima se le prendevano gli uomini, prima le davano i padri, stabilivano i padri con chi sposarsi, è così, queste storie. No, non lo so, no, ho fatto la smorfia perché storia, non mi piaceva questa. Storia, voglio dire, poi la donna deve dire sì, vuoi tu? Sì, lo voglio, no, ed è giusto che sia così. E poi la provocazione di Gesù, perché il bambino è la creatura che è dipendente,
cioè il bambino dipende dal papà e dalla mamma, tua figlia dipende da te. E questo ti fa tremare un pochettino le gambe. Certo. Ecco perché voi genitori non gridate, non dite parolacce, non dite bestemmie, non vi litigate davanti ai figli. Vi supplico e vi scongiuro, non vi litigate davanti ai figli. Se vi dovete litigare, litigate, andate da qualche parte e gridate come volete. Ma i figli rimangono brutti, almeno un po' di attenzione. Se vi avete divorziato, se vi avete separato, fatelo con dignità, cercando di fare il meno danni possibile. Perché avete fatto danno, sbagliate all'inizio. Sono non spugne, continuate i bambini sono a sbagliare, spugne. Perché sono i più deboli loro, i bambini. Dobbiamo stare tutti quanti attenti perché ci guardano. Certo. Ci guardano e ripetono quello che diciamo noi. Allora, non facciamo gli ipocriti, però nemmeno diamo dei pesi più grandi. Certo. Che loro non possono sopportare, perché poi li vediamo a scuola, li vediamo nella scuola elementare, mi dicono amiche che di anno in anno questi bambini sono sempre più agitati, perché è un po' un ritmo di vita disumano quello che facciamo. No, il problema è che spesso e volentieri capita che adesso poi li chiamano psichiatri per cercare così. Di capire, cioè prima di tutto che ci sia una tranquillità familiare, poi vabbè, i bambini... È una serenità, poi non è che per forza uno deve, però questa è un'attenzione da fare, ma quando si blocca la ragione, noi non ci rendiamo conto di quello che facciamo, dei danni che facciamo, perché tutto dipende da come veniamo guardati, come trattati, quando abbiamo visto quella bellissima immagine finale, perché ha un bambino che guarda sua madre, e là tutto si gioca lì, e a me viene sempre in mente lo sguardo che la Madonna aveva su Gesù, e Gesù è cresciuto ed è cresciuto bene proprio per questo sguardo, però dico, dove imparare questo sguardo? L'incontro della canzone che fa riferimento alla canzone, l'incontro qual è? L'incontro, guarda, io ti faccio solamente un esempio. E se nella vita di ognuno, secondo lei, questo incontro ci sarà prima o poi? No, c'è, ma non o siamo distratti o è un incontro che ci chiede di cambiare vita e noi non vogliamo cambiare vita. Noi siamo tutti come i vermi. Prima di diventare farfalle, no? Sono poche quelle che smettono di strisciare per terra e si levano in volo gli uomini. Parecchi ci piace strisciare per terra. Ecco, padre Fausto è un uomo che non ha strisciato per terra, è partito 30 anni fa, è andato nelle Filippine. Queste sono missioni per la vita. Ma è diventata una farfalla, mo che è stata ammazzata ancora volerà ancora di più e farà e porterà frutti, perché il sangue dei cristiani porta frutti per altri cristiani, perché pensa che come è rimasto un uomo così che lo vede che vive di niente, no? Vive veramente in mezzo alla gente, come Gesù, come ha fatto Gesù, è sceso a condividere la nostra esperienza umana. Allora l'incontro è quando noi incontriamo qualcuno che è stato liberato dal peccato ed è stato liberato dalla morte. Il peccato qual è? Non conoscere Dio. Questo è il peccato. Il peccato è non conoscere Dio, non fidarsi di Dio. Adamo ed Eva ci hanno trasmesso questa mancanza di fiducia in Dio. Perché dice, fate scialate, divertite, fate quello che volete, solo una cosa non va. Non mangiate di quell'albero, che non è cosa vostra. Non è cosa vostra. Noi qua, l'uomo può fare delle cose che... Ma la tentazione è frega. Questo è il mistero, il vero, mistero. L'unico vero mistero. Dio che ci lascia liberi. E non piagnuncola, non è che mi dispiace figlio mio, se ti vuoi rovinare rovinati, ecco, e rovini non solamente te stesso, ma poi rovini anche altre persone. Dio permette il male, diceva Nando Mandina del Catechismo, perché può ricavarne il bene. Allora, quando è che si incontra Gesù? Quando incontri qualcuno che ha sperimentato la liberazione dei propri peccati, perciò dice: nel regno di Dio le prostitute, i pubblicani vi passano avanti, sono parole di Gesù, perché San Matteo era un delinquente, prima di diventare San Matteo, lavorava per conto dei romani e in più si pigliava la mazzetta. E che come faceva? Il pubblicano, riscuoteva le tasse per conto dei romani e in più si pigliava la mazzetta. E poi perché è diventato? Io a me incuriosisco. Perché io Gesù, mente, perché c'è un quadro stupendo, lo devo portare, lo dobbiamo vedere, perché ogni tanto commentare un quadro è bello. Sì. E c'è il quadro di
Caravaggio, che Gesù, c'è Matteo al tavolo che conta i soldi, è tutto ripiegato con i, sui soldi, uh-huh. No, perché era un pubblicano. E Gesù, che, e quelli che stanno intorno gli dicono, ma proprio a lui stai scegliendo? Sì, proprio a lui. Ecco, è Gesù che gli lascia stare, che questo qua non ti fa con te, i soldi non vanno con te, amici miei. Il successo non fa contento, quello che fa contento è quando ti senti voluto bene, amato. Certo. Perché nella canzone io dico, il mio vero e profondo bisogno è di essere figlio, prima di tutto. Perché non siamo frutto del caso, noi siamo frutto di un amore. Perché all'origine di tutto l'universo, di tutta la realtà, c'è l'amore. Quando ci segniamo con la croce, noi diciamo, siamo nel nome dell'amore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Significa nel nome dell'amore, all'origine di tutto. È un mistero che io non lo so spiegare, però è questo l'annuncio. C'è un amore, un padre, un figlio, e che talmente quest'amore che crea un'altra persona, come tra, se no il maschio e femmina che sono. Certo, però qualche volta... questa è l'ipotesi più affascinante. Però voi preti, il fatto di non poter avere figli, qualche volta ci pensate, oppure deve essere così, non è un problema che vi ponete. Io posso dire solo di me, io poi gli altri... capiterà poi di interagire e interloquire anche con dei... La vocazione, per me, la vocazione vera è quando uno sperimenta un po' dell'altro mondo già in questo mondo. Sì. Questo è il problema. Quindi tu devi sperimentare quello che un po' di quello che sarà la fine. Voi l'avete sperimentato. Sì, io sì. Non garantisco che gli altri, perché a certi io non li capisco, né perché sono cristiani, ma nella Però non mi ha risposto. E ad alcuni non li capisco manco perché sono prima, perché sono fatti prima. Chissà, sarà aiuto a fare un bene alle poveri in Africa, però chissà che tipo di esperienza. Perché bisogna fare un'esperienza dell'altro mondo in questo mondo, perché sennò non si può rinunciare ad avere un figlio, due figli, cioè che ti assomigliano, che tu ti rivedono. Io fino adesso non ho mai sentito mancanza di un figlio. Di una moglie ha renduto tutto. No, no, non mi sono permessa di parlare del ruolo femminile. Se mi capiterà, io poi lo dirò pure davanti alle telecamere, sento la nostalgia di un figlio. Ma fino a mo' né di moglie tengo nostalgia e né di figli, perché il Signore ti dà un'altra gratificazione, un'altra soddisfazione, e godi quando tu vedi un marito e una moglie. Purtroppo è un godimento poco, che capita poco, capita poche volte, perché ma quando vedi qualcuno che si vuole bene la famiglia, allora vorresti trasmettergli la stessa fede tua, non per fare un prievete, per fare un marito, per fare la moglie, per fare un papà, per fare la mamma con la stessa fede. Io dico, certo, scherzato, se mi fossi sposato con la fede che ho, con questo dono che ho, avessi fatto una squadra di pallone, se avessi trovato una donna disponibile. Io sono dell'idea che i preti si devono sposare, è una mia, anche perché ci sono i proto, chi sono quelli che si sposano? Li vediamo nei film americani. No, ma anche i nostri, è una missione di rito greco bizantino, qui a Lungro. I preti, pochi sono quelli che si sposano, ci sono preti sposati di rito bizantino cattolici. Davvero? Non lo sapevo. No, come no. Non sono, li chiamano ortodossi, quelli vestiti di nero con il cappello, sì, che sono qui a Lungro. No, sono cattolici, sono solamente di rito greco bizantino, gli Arbresci, insomma, no? E quelli prima di dare i voti devono decidere se dare i voti da sposati oppure. Ma pure a voi fanno la domanda prima di. Sì, ma noi nella Chiesa Cattolica Romana, no. Per diventare preto, diacone, non bisogna permanente, sposarsi. Non bisogna. Bisogna rendersi conto di avere questo dono. Certo. Vabbè, comunque sì. No, l'importante è poi farlo bene, a prescindere di quale possa essere, se quella romana, se quella ortodossa, di quella bizantina. L'importante in un modo o nell'altro che la figura del prete. Io lo dico sempre, fossero tutti come Don Giancarlo, non per lui, ci mancherebbe altro, nel senso che non perché c'è davanti, però sono sempre dell'idea, ripeto, poi anche perché molte persone poi ci fermano, ne parliamo. Anche questo modo di interagire, di parlare alla telecamera, come se ci fossero veramente i fedeli là davanti, mi rendo conto che è un'arma in più nel senso positivo. Don Giancarlo, noi ci vediamo la settimana prossima. Sempre a Dio piacere, nostra mano, vita è nelle mani di Dio, non è che noi possiamo disporre, io dico... Con piacere. L'altra volta sono rimasta ammaliata dai certosini. Devo dire la verità, sono io come tanti altri. Per la settimana prossima dobbiamo soffermarci su qualche altro.
a qualche altro... Come si dice? No, la prossima non, volta... Vabbè, una volgarmente categoria, ma non si dice categoria, no, io rimango sempre nell'ambito... Qualche bella testimonianza, oggi abbiamo avuto questa, io concluderei, Fausto, sì. Se Amedeo può mandare le immagini, proprio concluderei. Allora, concludiamo con Don Fausto, Amedeo, e poi attacchiamo, diamo il tempo di sistemarlo insieme attaccato alla sigla, ti diamo il tempo, in modo tale che questo minuto... Perché questa è la cosa bella. Come apertura e chiusura a Don Fausto, lo ricordiamo... Se non mi sbaglio è stato ucciso ieri, perché su tutti i giornali stamattina. Come è stato ucciso? Colpi di pistola. Cioè, veramente incredibile. È stato sparato. Cioè, Don Giancarlo, martedì prossimo vi lasciamo con le immagini di Don Fausto, questo missionario ucciso, il missionario voluto bene a quanto pare da tutti, ed era l'uomo che amava gli ultimi, come piace definire a Don Giancarlo. Ci vediamo martedì e con la sottoscritta domani con Spazio Libero. Arrivederci. Quindi vi ringrazio di cuore per il vostro aiuto, per il vostro sostegno e per la vostra solidarietà. Abbiamo portato i vostri disegni, le vostre lettere ai bambini di un villaggio manobo che adesso vi ringraziano per il vostro aiuto e il vostro sostegno. Salam, kamo, bye bye.